Parliamo della gara con Roberto Venturato, una buona gara nel Pergo, specialmente nel primo tempo, peccato per quell'occasione finale di Rossi che poteva dare 3 punti. Sì, è vero, abbiamo avuto questa occasione importante proprio allo scadere che poteva darci 3 punti, che credo che tutto sommato per la prestazione, per la voglia, per la capacità di stare in campo, credo che potevamo meritare. Purtroppo nel calcio conta mettere a far gol, abbiamo preso un palo il primo tempo, abbiamo avuto un'occasione con Rossi ancora importante, e purtroppo poi il campo sicuramente è un po' condizionato all'andamento, alla gestione della partita, però negli episodi credo che ci stava a portare a casa i 3 punti, però abbiamo fatto 0-0, dobbiamo essere contenti della prestazione e pensare alla prossima partita. Il campo ha ovviamente condizionato tanto i giocatori e tutta la partita. Beh, sicuramente sì, il campo era molto pesante, pioggia che è caduta in abbondanza, quindi ha continuato a piovere per tutta la partita, quindi sicuramente è stata una partita difficile dal punto di vista fisico. Qualche difficoltà solo all'inizio del secondo tempo in cui la Pro Sesto ha avuto un paio di occasioni. Sì, sbagliavamo a fare un movimento tra Manzoni e i 2 centrocampisti, che non accorciavamo all'indietro con Manzoni a prendere la seconda palla, e abbiamo subito 10 minuti, poi ci siamo messi a posto e nella parte finale abbiamo avuto l'occasione per vincerla. Adesso la capoclassifica. Eh sì, giochiamo contro la squadra più brava del campionato e cerchiamo di far bene, di giocarcela a viso aperto.